I sopravvissuti del terzo millennio. Dopo la pandemia, il lockdown, la crisi economica, quella energetica, la guerra, la carenza delle materie prime, oggi fare impresa in Europa, in Italia, in Veneto è diventato fare impresa, sì, ma un'impresa da eroi. Abbiamo voluto raccogliere voci vere di chi tutti i giorni scende in prima linea. Se c'è bisogno, si sporca le mani e rema. Rema controcorrente per produrre, per restare in piedi, per lavorare. Il lavoro c'è per 2 anni addirittura, ma non ci vogliono far lavorare. Ci stanno vietando di lavorare. Perché? Qual è la situazione della sua azienda a partire dalle bollette? Un raffronto l'anno scorso, quest'anno? La situazione della mia azienda è che in 4 mesi siamo passati da lavorare 2 turni su questo impianto che vedete spento a non lavorare. Per cui abbiamo provato a fare un turno solo, la settimana corta, non è servito a nulla. Le bollette continuavano ad aumentare. Oggi siamo costretti a non lavorare. Questa azienda dell'Alto Vicentino si occupa di recupero e lavorazione di metalli. È andata avanti fino a oggi, superando le tempeste economiche che hanno imperversato in Italia negli ultimi anni. Ma adesso il caro bollette la costringe a fermare gli impianti. Io lascio a casa a malincuore 18 dipendenti. Il costo dell'energia è moltiplicato 6 volte, passando da 11 centesimi a kilowatt a 60 centesimi. E le bollette per questa azienda sono passate da 25.000 euro a 150.000 euro al mese, rendendo vani gli investimenti fatti per acquistare gli impianti, ora fermi. È una crisi del sistema produttivo di tante, troppe aziende. Si parla di energia elettrica, ma oggi il problema non è solo l'energia elettrica, è tutto un aumento indiscriminato di tutte le materie prime, dal cartone che oltre ad essere aumentato si fa fatica a trovarlo, dalle materie plastiche, dagli imballaggi, dai trasporti. Cioè oggi è un sistema che in questo modo non regge. Un'altra voce, ma lo spartito è lo stesso per questa azienda attiva nel settore degli alimenti. Stare sul mercato, essere competitivi in Europa oggi per le imprese venete italiane è diventato impossibile. Non è pensabile in un'Europa che si parla di Europa di far parte di una comunità, di un'Europa unita, dove in Germania, dove in Francia, dove in Spagna l'energia elettrica costa un quarto, la metà, noi partiamo svantaggiati. Il rischio è quello di avere un'ecatombe di licenziamenti, di attività produttive che chiudono, di risorse economiche perdute con effetti devastanti sul sociale. C'è bisogno di un intervento immediato dello Stato. L'unica soluzione è quella che intervenga lo Stato e che ci dia un aiuto concreto sul 70% delle bollette. Almeno la soluzione che veniamo noi è questa, per le aziende energivore, perché non si riescono più a coprire i costi di produzione.